Il comune di Pescia chiede 2 milioni di euro alla regione per finanziare l'adeguamento del proprio polo scolastico dal punto di vista sismico. La richiesta è stata annunciata dal sindaco Oreste Giurlani durante la visita alle scuole dell'assessore regionale all'istruzione e formazione Emanuele Bobbio. Sì, noi ringraziamo dell'invito l'assessore perché è importante che venga e che si dia un segnale che per l'amministrazione comunale di Pescia la scuola è una priorità assoluta. Noi siamo un polo scolastico provinciale insieme a Pistoia e quindi la sua presenza oggi ha due specificità. Una, le abbiamo chiesto che ci finanzi progetti, quattro progetti per circa 2 milioni che presenteremo entro novembre per adeguare le nostre scuole dal punto di vista sismico, dal punto di vista didattico, nuova tecnologia, scuola 2.0 e abbattere soprattutto le barriere architettoniche perché ne abbiamo bisogno. E questa è la prima richiesta. La seconda è che ci troviamo qui al Pascini dove incontreremo tutte le quinte classi delle scuole superiori e dove per la prima volta con l'assessore Bobbio presenteremo sostanzialmente un'idea progettuale di legare la scuola al lavoro, legare queste 5 scuole al territorio e quindi intercettare delle imprese e far sì che i nostri giovani che vanno all'Agrario, al Marchio, al Sismondi, al Lorenzini, possano quando escono trovare in loco il lavoro puntando sulla professionalità. Abbiamo il fondo della montagna che utilizziamo per vari interventi, ad esempio sulla scuola l'abbiamo utilizzato nell'ultimo anno per avviare un progetto sulla scuola digitale, i centri scolastici digitali toscani che servono appunto per portare internet, strumentazione, ma soprattutto nuove metodologie didattiche nei piccoli comuni di montagna affinché ci possa essere una, ecco, affinché si possano superare quelle che sono le difficoltà logistiche, queste barriere logistiche che abbiamo e si possa avere una istruzione di qualità.